questa maglia inizia a essere piccola. Buongiorno. Non vedo l'ora di sapere se sei maschietto o femminuccia. Manca poco. Buongiorno anche a voi ragazze. Allora, oggi giornata un po' strana perché ieri sera non sono stata tanto bene, probabilmente non ho digerito, non ho capito bene cosa sia successo, comunque non ho passato una nottata tra le migliori. E quindi, visto che oggi sono un po', come si può dire, un po' così, sapete, no? Quella... Mi piace dire le parolacce, però insomma scazzo è la parola perfetta per spiegarvi come mi sento. Guardate che faccia che ho. Sono praticamente quasi le 2, l'una e mezza, 2 del pomeriggio, del primissimo pomeriggio, e io ancora non ho fatto niente. Devo fare un sacco di cose, quindi ho pensato, se non ce la fai da sola, perché non approfittare e fare un vlog, così ti senti meno sola e ti invogli a fare, perché devo fare la lavatrice, devo passare l'aspirapolvere, devo lavare a terra, devo fare un sacco di cose e tra un'ora e mezza massimo arriva anche Ricky, quindi non voglio farmi trovare così, quindi mi voglio sistemare, voglio reagire a questa nottataccia passata e soprattutto devo fare le cose in casa, quindi ho pensato di farvi vedere un po' anche quello che faccio tutti i giorni e un po' la mia, diciamo, chiamiamola mamma incinta routine, quindi quello che faccio solitamente tutti i giorni. Quindi direi di iniziare, quindi datemi la carica ragazze. 3, 2, 1, si va, basta. Come prima cosa direi riordinare e buttare tutto quello che c'è in giro. C'è la casa che è per aria, veramente, in tutti i sensi. Quindi ci apriamo un bel sacchetto dell'immondizia profumato. Io ormai mi sono innamorata di questi qua e anche questi qua, fatti proprio a sacchettino con le maniglie, che trovo da Tigotà, quindi li potete trovare lì e li pago pochissimo, mi pare siano una ventina e li pago 99 centesimi e mi piacciono tanto questi più degli altri, ma quando non trovo questi prendo gli altri perché hanno il cordino, quindi lo posso appendere, insomma è comodo. E ora si va a buttare un po' di roba. Sto per lavare i piatti e come sapone piatti sto utilizzando questo Dixan Piatti Segreti di Cura. Mi piace tantissimo perché non rovina le mani e appunto si chiama Mani e Unghie con Vitamina E. Ve lo straconsiglio, io l'ho trovato in offerta al CRAI a 79 centesimi, quindi pochissimo, e dentro ce n'è 650 ml, quindi una bella confezionciona. E niente, iniziamo a lavare i piatti. Ok, piatti lavati, ma ora bisogna sistemare e anche qui. Scottex alla mano e
tolgo un po' di polvere, pulisco i mobili, queste cose qua. Io solitamente utilizzo questo qui della Felce Azzurra perché mi fa impazzire l'odore, ha veramente un profumo che amo. A me tutta la linea Felce Azzurra mi piace, ho anche l'ammorbidente, ma li prendo solo quando sono in offerta perché comunque non sono proprio super economici. Felce Azzurra Vetri, pulito brillante, niente aloni, con ingredienti di origine naturale, quindi insomma per ora mi trovo bene. L'ho trovato in offerta e ne ho approfittato. Ora mi preparo per andare a prendere Fede a scuola. Un trucchetto per non sembrare delle cesse quando si va a prendere i figli a scuola, un trucco fast, super super veloce, un filo di rossetto liquido messo, sempre il mio preferito, di cui vi ho già parlato, di Bella Oggi, e una leggerissima base di fondotinta, ma proprio giusto per coprire i rossori più evidenti, e una maxi passata di mascara, possibilmente un mascara che ve le volumizza, soprattutto se non vi truccate con ombretti e liner, che andrebbero a dare un senso in più. Però io quando devo solo scendere a prenderlo a scuola, giusto per non sembrare un fantasma, faccio soltanto questo, quindi al massimo metto ancora proprio velocissimamente, perché sono in ritardissimo, un filino di blush qua sulle guanciotte, perché con il fondotinta poi si sembro poi un fantasma, quindi ecco, giusto questo, un filino di profumo e mi vado a vestire di corsissima. Grembiolino, com'è andata a scuola? Bene. Tira la manina. Tira. Voilà. Oh, che carini. Che carini. Allora, per merenda a Federico gli do una bella fetta di questa torta che ha fatto mia mamma, che mi ha portato ieri, che è fatta con la panna, è davvero buonissima. Quindi gli taglio una fettina di torta e un bello yogurt. Qui ci vuole il bicchiere, ti metto qua, il bicchiere più grande che ho, perché ho una sete di quelle, cioè ho preso il bicchiere maxi, porca miseria, mi è presa una sete di quelle non colossali, di più. Andiamo giù di acqua, in realtà avrei voglia di un goccio di limone, però ho finito i limoni, devo comprare. È solo questo che vi sconsiglio altamente perché fa schifo, non mi piace.
Mi ricordo dove l'ho preso, forse da MD, però no. Non sa di limone, se vi piace il vero limone, quello no. Ah, non ce la faccio più. Mamma mia. La sete incredibile, e bere mi fa molto bene. Tra l'altro ho dimenticato di dirvi, prima di passare lo spruzzino per i vetri, io lo spruzzo sui mobili perché mi piace molto il profumo che ha. Solitamente però non sono riuscita, ragazzi, a filmarvi tutto perché altrimenti non mi spicciavo più. Però ho passato anche il panno antipolvere, che tra l'altro ho finito, era l'ultimo, quindi devo comprare. E poi dopo, solitamente, oggi non l'ho passato, spruzzo anche l'antipolvere, però non oggi no. Per chi se lo stesse chiedendo, Riccardo è poi arrivato in realtà già da un po', voleva andare lui a prendere Fede e poi sono andata io perché poverino si è addormentato e sinceramente l'ho lasciato dormire perché ha fatto il mattino ed è tanto stanco, soprattutto quando fa tanti mattini uno dietro l'altro, è devastante perché comunque dorme veramente poco. Detto ciò, non sembra vero, ma devo ancora passare l'aspirapolvere e lavare. Oggi non ce la posso far finire, ma sono cose che devo fare. Poi avendo un cane in casa, io se non faccio tutti i giorni queste cose proprio mi dà fastidio, proprio una mania del controllo che ho, deve essere tutto pulito, quindi vado a finire. Magari bevo ancora un goccio. Lo sapete perché si siede così? Perché è schizzinosa. Lei non si siede bene per terra fuori, come in giro sul balcone. Si siede così perché lei il sederino non lo appoggia. Lo appoggia solo se è nella sua cuccia. Ma come si è seduta, raga? Cioè, vi rendete conto? Ma Nala! 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 Che hai visto? Aiuto! Nella casa dove c'è un cane non può mai mancare questo. Questo è all'ordine del giorno, ragazze. Cioè, non, io ho scorte veramente mensili di questi. Cioè, ne ho tantissimi. Li ho presi all'IKEA perché senza non posso stare, veramente. E con un cane c'è peli sempre, ovunque, sul divano, più che altro sul divano, devo dire che non c'è altri punti, perché comunque sul tappeto passo l'aspirapolvere molto bene, e quindi questi teli qua che metto sul divano li cambio molto spesso, però ogni giorno passo l'anti, anche più volte al giorno passo questo rotolino appiccicoso che mi leva comunque il grosso, i peli, insomma. La lavatrice ha finito e stendiamo. Magari se prendo la cesta del bucato riesco anche a ritirare le cosine. Lavatrice stesa, molto bene, ce l'abbiamo fatta e ora vado a preparare la cena, non mi fermo un attimo oggi. Stasera pollo impanato alla fine perché i miei ometti avevano voglia di pollo impanato. Qua ho l'uovo avanzato, adesso mi inventerò una mini frittatina perché mi spiace buttarlo. E poi purè di patate, infatti dico purè di patate che volevo e bramavo l'altro giorno. E niente, una fame da lupo. Thank you.
distrutta. Comunque, cucina tutta bella, pulita e ordinata. Finalmente la mia giornata è finita, ora mi attende una doccia calda, rilassante. E mi vedrò un pezzo di film con Riccardo e poi vado a nanna perché sono cotta. Io mi piazzo qui a salutarvi perché mi vedete meglio, perché l'altra luce si vedeva male. Io comunque spero che questo video vi sia piaciuto, questa morning routine di una mamma appanzata. In caso vogliate altri video di questo genere, quindi morning routine, night routine, lasciatemi un commentino qui sotto, lasciate un like in maniera che io riesca a capire che questi tipo di video, questa tipologia vi piace. E niente, io ora scappo a riposarmi un po', a farmi una doccia. Mando un bacione, al prossimo video, ciao!